Buongiorno a tutti, scusateci il ritardo di inizio dei lavori perché cerchiamo di essere puntuali, ma delle volte. Benvenuti a tutti. Inizio dalla mia destra, ringrazio Raffaella Greco della Soprintendenza, Cecilia Perni, sempre della Soprintendenza di Cosenza, presidente del Consiglio Comunale, Mario Bonofava, Don Gianni, Antonella Salatino, consulente della Curia, quindi che ci conosciamo da un po', quindi non la ricordo di più, professore Di Giorgio, che è quello, il nostro compaesano che si muove sempre anche in queste cose come altri, Gianni Marrelli, sempre soprintendenza di Cosenza, nipote, parente del mitico maresciallo Marrelli, nipote del mitico maresciallo Marrelli che è stato qui a comandare la stazione Carabinieri una quarantina di 50 anni fa quasi, più o meno. 40. E poi in ultimo e non in ultimo il nostro restauratore Giovanni Piccirillo, che ha realizzato diciamo questo restauro dell'affresco della chiesa di Santa Maria qui di Torano Centro. Non mi dilungo, la soprintendente purtroppo non è potuta venire perché mi dicono che ha avuto una ricaduta, non sta stando bene, ha avuto una ricaduta dal punto di vista di salute, gli auguriamo una pronta guarigione, comunque l'aspettiamo a Torano. Certamente non è venuta perché ha un problema, quindi speriamo che guarisca presto e che alla prossima occasione potrà onorarci della sua presenza. Su questa cosa io non mi dilungo perché diciamo è una storia lunga, una delle tante storie lunghe di questo paese, si parla sempre di fare una cosa però per anni non si fa. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, adesso si è riusciti a fermare il degrado dell'affresco, lo si è riportato in alcuni punti e lo spiegheranno gli esperti, io mi ritiro perché è un campo per me minato, quindi non voglio dire fesserie di nessun genere, è importante che si sia fermato, si sia ripreso, c'è stato un intervento, ringrazio per questo il falegname che l'ha fatto l'amico Ivan Castiglia, che in 10 giorni ha fatto un portone bellissimo, perché il portone che c'era era stato visionato dalla sovrintendente e giudicato non antico, non si poteva restaurarlo perché era troppo rovinato, e abbiamo realizzato un portone nuovo che poi vedrete che diciamo, veramente dà un altro aspetto, no? Quindi l'unico problema è che non riusciamo bene a imparare come tirare la chiave perché non si tira bene, però questo lo risolveremo facilmente. Quindi un intervento importante, abbiamo rimesso 2 fari che non funzionavano, penso che ce ne vogliono almeno altri 2, Don Gianni, altri 2 fari ci vogliono dall'altra parte per illuminare la mente, i 2 che abbiamo ripristinato già illuminano in maniera importante, poi la questione alberi, Don Gianni mi ha detto, è anche il vicino di casa della chiesa, diciamo, no? Ha paura di quegli alberi molto alti quando c'è il vento, io li taglio, li farò tagliare con ordinanza dopo che avrò la benedizione di tutti, perché quelli del taglio del cimitero ce ne hanno detto di tutti i colori, ci hanno veramente maltrattati, quindi per me non sono importanti, sono delle piante che lì anche limitano il prospetto della chiesa, l'illuminazione, insomma limitano, non lo so, l'hanno messo probabilmente all'epoca, si mettevano perché questi cipressi, che non sono comunque il cipresso toscano proprio in senso stretto, è un cipresso nipote di quello, quindi più brutto, non è quello perfettamente rotondo, per intenderci dei viali caratteristico della campagna toscana, poi però diciamo, abbiamo in programma di risistemarla all'aria, ma lo faremo sempre con su indicazione della parrocchia innanzitutto, che comunque gestisce la chiesa, e si occorre anche di chi come la soprintendenza deve dare il via libera eventualmente ad altri interventi, perché secondo me altri interventi non ci vorrebbero, dico solo per farne un esempio, ci vorrebbero discendenti pluviali, perché l'acqua non avendo il convogliamento giusto tramite la canaletta, insomma tramite i pluviali, sbatte continuamente sulle pareti della chiesa e quindi crea, però lì ci vuole un progetto, ci vuole naturalmente il via libera della soprintendenza, della curia, e quindi questo però dobbiamo metterlo in cantiere, il comune è disponibile a fare la sua parte, ma lo dobbiamo mettere in cantiere per chiuderli, poi ci sono le altre cose che nel comune hanno necessità di intervento, ma per tutto ci vorrebbe Mago Merlino, noi cerchiamo di lavorare comunque step by step come dicono gli inglesi, quindi un passo alla volta nel tentativo di riuscire nei tempi che ci vogliono, anche velocizzando il più possibile, a realizzare delle cose importanti. Quindi
io veramente ringrazio, abbiamo i ragazzi e i docenti del liceo che fanno storia dell'arte, che diciamo poi devono essere anche coloro che studiano e insieme ai docenti divulgano le cose che ci sono, e questo affresco sicuramente è una delle cose importanti che c'è attorno al centro, ce ne sono tante altre, quindi lo studio, la conoscenza e la divulgazione creeranno anche l'attrattore, perché qui diciamo l'acqua calda è già inventata. Se si vuole rilanciare un paese bisogna riportare, o meglio portare nuova lingua, quindi portare nuova lingua significa farlo visitare, visitare i musei, visitare le biblioteche, visitare gli affreschi, visitare le chiese, i vari monumenti che ci sono, e quindi è un'azione sinergica, ma che deve essere fatta nel tempo e non deve avere defaianze, quindi per questo ci vuole un grande lavoro, quindi il lavoro però non si fa da solo, e oggi la presentazione di questo affresco la ritengo una vittoria, finalmente un successo dell'intero paese, che rivede finalmente un miglioramento di un affresco storico, poi datato 1300, 1200, 1500, io non vado a dire se lo diranno loro, ma comunque 100-200 anni cambia poco, comunque è un affresco di grande importanza, ed è una proprietà del paese, proprietà in che senso? Della chiesa, della parrocchia in una chiesa, ma è una cosa che è del paese, di Torano Castello. In questo senso riportiamo insieme tutti quanti una cosa importante alla luce e alla giusta scena, è uno dei passi che bisogna fare e bisogna continuare così. Saluto anche Don Rocco, mi era sfuggito perché non era vestito, diciamo. Nudo sei. Saluto Don Rocco della sua presenza, vi ringrazio e lascio la parola in ordine. Iniziamo con la soprintendenza o facciamo Cecilia, la dottoressa Perri illustrerà o dirà qualcosa a nome della soprintendenza. Grazie. Come appunto già diceva il sindaco, per problemi di salute, purtroppo la ricaduta da una brutta influenza non ha potuto essere oggi qui con noi. E noi in qualche modo rappresentiamo l'ufficio del settore storico-artistico che ha seguito le pratiche per la realizzazione del restauro degli affreschi appunto che avete il privilegio di custodire nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. E accanto a me c'è la restauratrice, la dottoressa Raffaella Greca, e Gianni Marrello, lo storico dell'arte Gianni Marrello, che è stato colui il quale ha proprio avviato l'autorizzazione. Abbiamo iniziato questo lavoro guidati proprio da Gianni nella fase iniziale in cui si è proprio concessa l'autorizzazione. Quello che diciamo come soprintendenza sentiamo di manifestare in questo restauro che si è effettuato a Rossano e a Torano è la sinergia, la bellissima sinergia che si è creata da subito tra l'arcidiocesi di Cosenza Bisignano, tra il parroco, ringraziamo tanto Don Gianni, l'amministrazione comunale e il restauratore. Un dialogo importante, ecco, questo è importante quando il territorio dialoga anche con le istituzioni, perché questo consente di poter realizzare le opere a norma, seguendo quelle che sono le procedure poi stabilite dal Ministero. Quindi ricevuto il progetto di restauro, è stato vagliato appunto dai nostri restauratori e si è potuta, grazie a questa bella collaborazione, poter arrivare ai risultati che poi vedrete e che ovviamente vi racconterà nello specifico poi il restauratore. Io come storica dell'arte non posso che manifestare la gioia nell'aver potuto seguire queste fasi di restauro di affreschi così particolari e rari, perché la nostra regione non custodisce poi così tanti affreschi di questa importanza, databili diciamo tra XV e XVI secolo. Poi ovviamente, ecco, come diceva il sindaco, dovranno essere maggiormente studiati per poter affrontare anche dal punto di vista storiografico e iconografico ciò che rappresentano, ma di particolare ciò che mi ha particolarmente diciamo affascinato è anche lo studio iconografico, perché accanto alla Santa Caterina, dall'iscrizione che è venuta fuori, questa iscrizione di cui poi ci parlerà il restauratore, un'iscrizione greca che farebbe pensare ad una santa particolare della tradizione greca, Santa Parasceve, quindi questo mostrerebbe anche un bellissimo collegamento tra Oriente e Occidente che tanto ha caratterizzato la nostra regione Calabria e che è bello vedere anche in un territorio come Torano. Quindi noi ci auguriamo che
Questo sia un esempio di tanti altri esempi virtuosi nel territorio provinciale, di volontà, di sinergia che si possa creare tra le diocesi, tra le amministrazioni, tra le istituzioni, per far sì che il nostro immenso patrimonio possa essere sempre più tutelato, anche perché sappiamo che il restauro, oltre che restituirci un bene, di restituire un bene alla comunità, ci dà la possibilità, ecco, di creare momenti di incontro, di discuterne, di parlare, di ampliare gli studi e quindi di ampliare la conoscenza del nostro territorio. Quindi ringrazio tutti, passo la parola alla collega Raffaella Greco, che potrà dirci qualcosa proprio sull'importanza del restauro. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere così partecipativi a questo genere di eventi. Il mio ruolo è quello tecnico, come anticipava la dottoressa Perri, io sono restauratrice presso la Soprintendenza di Cosenza e quindi ho questo ruolo tecnico di condividere insieme al restauratore a cui è affidato l'intervento le scelte e le motivazioni che devono portare alla conservazione dell'opera. La conservazione dell'opera che è un momento, un breve momento dopo il riconoscimento dell'opera d'arte di valorizzare il patrimonio. E a questo punto mi voglio un attimo riallacciare a quello che ha anticipato il sindaco e mi voglio rivolgere agli studenti, visto che abbiamo il grande piacere di avere un comitato di studenti e di docenti del liceo classico, riferendomi alla parola patrimonio. Noi siamo custodi del patrimonio, siamo l'ente di tutela, tutti quanti con la sinergia che intendeva la dottoressa Perri partecipiamo alla valorizzazione, alla conservazione, alla salvaguardia del patrimonio. Ma dobbiamo ricordare l'etimologia di questa parola, proprio perché sono gli studenti del liceo classico, io voglio ricordare che la parola patrimonio viene dal latino patris munus, cioè i beni che abbiamo ereditati, che abbiamo ereditato dai nostri padri, ed è nostro dovere trasferirli alle generazioni future con tutta l'attenzione che meritano, perché questo trasferimento non vada perduto. A questo punto lascio la parola agli altri relatori e vi ringrazio. Passiamo con prima della presentazione, così poi concludiamo, se no, per spezzare, così ci mostri. Voglio che il presidente però porti prima il saluto del Consiglio Comunale, visto che Mario rappresenta il Consiglio Comunale. Buongiorno a tutti, saluto tutto il pubblico presente, gli alunni del liceo, i docenti, il pubblico presente, la sovrintendenza, il parroco Don Gianni, il professore Di Giorgio che ci ha dato un grandissimo aiuto per quanto riguarda quest'opera, il signor Marrelli, il dottor Marrelli e il restauratore che è proprio l'anima di questo restauro. Bravissimo, complimenti. E Don Rocco pure, mi scusi, e niente, io voglio dire, allora, innanzitutto deve essere presente pure il vice sindaco, e purtroppo per motivi di lavoro è impegnato in tribunale perché fa l'avvocato pure, quindi difficilmente sarà presente, forse sarà in chiesa con noi quando andiamo a vedere il restauro. Il resto niente, io dico che benvengano queste opere per un comune e per tutta la comunità, perché questo non è un patrimonio dell'amministrazione comunale, ma un patrimonio di tutti questo, che porta benissimo al comune, e naturalmente questo è soltanto l'inizio. Niente, e polemica a parte di tutto, il portone, queste cose qui, l'apertura della serratura, dico soltanto una cosa, a Don Gianni che è stato disponibilissimo, e prima parlavamo prima degli interventi, naturalmente il restauro è stato fatto, però bisogna conservarlo, come diceva giustamente il sindaco, bisogna mettere i pluviali, naturalmente dateci un manforte su questo perché il comune sarà presentissimo, perché non è giusto che un restauro così, che oltretutto c'è stato un dispendio economico, vada conservato. E niente, io dico saluto tutti quanti, porto su dell'amministrazione di tutti quanti e niente, andiamo avanti, do la parola al parroco Don Gianni, prego. Sono nato con la scusa della novena di San Biagio, quando ho detto al sindaco guarda che per la novena di quest'anno ho invitato un po' di vicari episcopali, no? C'è stato Don Enzo, Don Aldo, Don Luca, no? Il sindaco ha detto, dice, perché non facciamo, non chiediamo se facciamo le cose
come bisogna farle, perché io vengo da un'esperienza negativa, ne parlavo con la dottoressa quando ero parroco a Bisignano. Però le persone passano, mi avete detto, dice, siamo di persone diverse, la sovrintendenza è cambiata, perché non tentare? E abbiamo tentato. Io ringrazio naturalmente l'amministrazione, nella persona del sindaco, ma tutta la giunta municipale e tutto il consiglio comunale, no? Per l'impegno profuso, per l'impegno di spesa, è stato tutto a carico dell'amministrazione, anche il portone nuovo che è stato montato ieri mattina e ieri pomeriggio praticamente, no? Il sindaco ha aspettato che io arrivassi per fare la prima mandata e così aprire la chiesetta, riaprire la chiesetta. Giustamente ci servono altri lavori, ma non soltanto lì. Noi in paese abbiamo altre due chiese belle, importanti, io le butto giù. Abbiamo la chiesa del convento e la chiesa di San Pietro, che necessitano di essere restaurate, di essere riprese. Ma la stessa chiesa madre, il cui restauro non risale a molti anni fa, anche necessita di lavori, con l'impegno di tutti. Riusciremo a riportare all'antico splendore tutti i nostri beni, che poi non rimangono per noi, e noi i meriti poi vanno per le generazioni future. Io ho chiesto il permesso all'ufficio rappresentato da Antonella Salatino, il cui direttore è Don Massimo, che salutiamo, per la manutenzione dei due portoni della chiesa madre. No, autorizzazione già arrivata. Antonella dice: quando vengo li trovo restaurati. Per la festa di San Biagio ci saranno i portoni restaurati. Ecco. E saranno Ivan e William che li restaureranno. E piano piano, no. Adesso so che tutto quello che bisogna fare bisogna chiedere, bisogna informare. Ecco. Negli anni passati è stato scritto che io, non essendo originario di Torano, ma ormai dopo 12 anni, 5, dopo 17 anni, mi sento toranese, e non mi interessavo delle chiese. Ho avuto ed ho quel giusto timore, no? Avendo vissuto un'esperienza poco bella quando ero a Bisignano. C'è Ermanno Arcuri che può testimoniare. È stato un momento, posso dirlo, ufficialmente sono stato condannato per aver fatto restaurare una chiesa e un dipinto. Adesso quel dipinto, Antone, si trova chiuso nel museo di Bisignano, e il museo è chiuso, che nessuno apre. Sì, no, per rispondere alle tante critiche su Facebook, io non sono tecnologico, però me le stampavano, quello che mettevano su Facebook, no? Però spiegavo sempre, dobbiamo rispettare le regole,
tutto quello che si fa bisogna rispettare le regole. Allora, ringrazio ancora una volta l'amministrazione, il sindaco, tutta l'amministrazione per le somme impegnate per questo restauro, per l'affresco. La chiesetta è venuta molto bella, no? Ne ha preso, ma anche l'esterno è stato pulito. Ci sarà il taglio di quei due cipressi. Non è la fine del mondo, anche perché malauguratamente una tempesta, cadono, chi chiamano? Il sindaco in primis il parroco, quindi il sindaco. Se lo vuoi la benedire. Posso sostituire? Sì. Prevenire è meglio che curare, su questo non ci sono dubbi. Io lo dico sempre al sindaco, è meglio prevenire che curare. No. Allora grazie a tutti, grazie alle dottoresse presenti, ad Antonella Salatino, con lei mi rivolgo del tu, grazie a Giovanni che mi ha supportato, mi ha fatto cambiare atteggiamento. Al signor Marrelli, a Marino, no, anche nei confronti di Marino ho avuto un atteggiamento perché partivo sempre da quel episodio di Bisignano, no. Invece facendo le cose fatto per bene, no. E un po' di merito lo dobbiamo dare anche a Don Enzo Gabriele. Il tramite ha fatto tutto in pochi giorni, passato a loro, al loro ufficio, a Don Massimo Iaconiani, ad Antonella, dopo poco mi hanno comunicato, dice noi abbiamo fatto il nostro, adesso spingeremo anche per la sovrintendenza. E quindi ecco, se si fanno le cose insieme vengono belle cose, ma non tanto per noi, ma per la comunità e soprattutto per quelli che verranno dopo di noi. Grazie a tutti di nuovo. Nel frattempo io voglio veramente ringraziare, mi era sfuggito perché poi non facendo una scala, Don Enzo Gabriele, a nome della mia e dell'amministrazione comunale, perché veramente lui si è messo subito a disposizione, in 5 minuti in sacrestia ha capito il problema e ci ha dato una grande mano, quindi un bel applauso vorrei per lui. Non è stato invitato, ma come se ci fosse. Grazie, la parola alla dottoressa Antonella Salatino. Buongiorno a tutti, grazie insomma, anche per la presenza così nutrita anche di giovani come ha ricordato anche Raffaele. Insomma, per me è sempre piacevole parlare, rivolgersi a un pubblico, ma soprattutto a un pubblico del futuro, di quello che sarà il futuro di Torano. Porto, ovviamente l'abbiamo già nominato, porto i saluti di Don Massimo Iaconiani, che è il direttore dell'Ufficio Beni Culturali Arte Sacra della Diocesi di Cosenza, e insieme ai saluti di Don Massimo quelli dell'intero staff con cui lavoriamo quotidianamente. Sono particolarmente contenta di questa giornata e di questa presentazione perché diciamo, questo è il compimento di un lavoro e di un iter che è durato davvero tantissimo. E mi piace insomma in qualche modo ricordare i punti che ci sono stati perché per la prima volta l'istanza a questo tipo di intervento è partita da un gruppo di toranesi, ma è partita nel 2019, oggi siamo nel 2023, quindi capite come sia stato lungo comunque in qualche modo il processo che ha portato al compimento di questo risultato, che è un risultato davvero eccezionale.
che già chi prima di me lo ha ricordato. I vostri compaesani in particolare, e lo saluto pur non essendoci stamattina per motivi di impegni scolastici, il professore Vincenzo Tucci, che è il direttore dell'archivio storico diocesano, appunto nel 2019 mi parlò, e forse è stata una delle poche volte in cui lui ha parlato a nome proprio personale e per il bene del suo paese. Solitamente Vincenzo, il professore Tucci, è una persona che parla veramente in maniera collettiva e mai personalistica, mai per i suoi interessi. È stata quindi un'occasione che mi ha particolarmente colpita, perché mi ha chiesto proprio un incontro per illustrarmi questo particolare bene, questo patrimonio che c'era all'interno di questa piccola chiesetta di Torano, a cui si erano interessati anche un gruppo di toranesi, un gruppo di cittadini, un gruppo civico che aveva a cuore questo bene. È normale che l'ufficio deve cercare di coordinare la parte amministrativa, la parte religiosa, la parte proprio vera e propria cultuale, ma anche la parte che si rivolge verso le istituzioni. L'ufficio beni culturali delle diocesi è proprio questo, è una sorta di punto di snodo. Cerchiamo a volte anche di mediare, no, tra le varie parti, cercare in qualche modo di guidare i parroci verso quelle che sono i procedimenti, le procedure corrette, ascoltare le istanze del territorio, dei fedeli, come in questo caso. Quindi abbiamo cercato di armonizzare un po' questa attività e questa situazione. È normale che dal 2019 sono passati un po' di mesi e abbiamo ragionato e abbiamo cercato di capire quale fosse il modo migliore per arrivare ad un risultato che fosse un risultato che, diciamo, comprendesse tutte le istanze che c'erano. Abbiamo avuto anche degli incontri con Don Gianni, che, come vi ha detto lui stesso, era all'inizio un po', diciamo, siamo rimasto particolarmente scottato da quella vicenda personale che ti ha riguardato, però ha saputo guardare oltre, andare oltre e vedere oltre. A un certo punto però si è creata la necessità di questo intervento, che c'era la volontà di fare, ma come tutti gli interventi, i lavori, era necessario trovare anche un finanziatore, e con il professore Di Giorgio ci siamo interrogati su quelli che potevano essere dove reperire questi fondi. E poi, devo essere sincera, il sindaco è arrivato in maniera sorprendente, perché dice: no, possiamo farcene carico noi di questa attività, di questo impegno economico di questo progetto. Nel frattempo, all'interno di questa squadra di lavoro, di queste sinergie, di questa squadra sinergica, come diceva poc'anzi il sindaco, e sono intervenuti ovviamente il restauratore, quindi il tecnico che fisicamente è andato a mettere le mani sull'affresco, quindi ha dovuto conoscerlo, ha dovuto capire che tipo di affresco era, che tipo di opera si trovava davanti, e ovviamente non per ultimi, perché noi li abbiamo sempre avuti al nostro fianco, i tecnici e funzionari della soprintendenza. Prima abbiamo iniziato questo dialogo con Giovanni Marrello, che insomma voi conoscete anche per vicende familiari, che posso dirlo, Gianni, ci ha tenuto particolarmente al lavoro su Torano in virtù proprio di questo legame personale che aveva con questo luogo. E poi, in maniera anche felice per me, perché collaboro con una delle mie colleghe, diciamo, con cui abbiamo più feeling in questi anni, con la dottoressa Ferri e poi la dottoressa Greca, e quindi siamo stati una squadra che abbiamo lavorato insieme. Non vi nascondo che ci sono stati dei momenti di tensione, ci sono stati dei momenti in cui ci sono stati, insomma, degli scontri, però siamo riusciti ad appianare questi momenti, e forse è anche giusto che ci siano in un contesto, in un lavoro così, così importante, così, anche così impegnativo, perché siamo andati ad intervenire su un'opera che aveva avuto già un intervento di restauro, dovevamo capire quali fossero le criticità di questo affresco, che, come già detto dalla collega, da Cecilia Petri, è un unicum, è una delle poche testimonianze in Val di Crati di pitture murali di affreschi, quindi siamo stati anche particolarmente attenti. Abbiamo, magari molti di voi non se ne sono nemmeno accorti, ma c'è stata una presenza costante, un intervento costante, siamo stati presenti anche con i sopralluoghi,
E in questo momento non è facile anche per la soprintendenza, perché Cecilia Perri e Raffaella Greca sono le uniche due funzionarie attualmente presenti in tutta la provincia di Cosenza, quindi ogni volta riuscire ad organizzare, a trovare per loro la disponibilità di tempo a recarsi qui a Torano è stato comunque complesso, eppure non ci hanno mai diciamo rifiutato un sopralluogo congiunto. Quelle che sono state le necessità, le urgenze anche da un punto di vista proprio tecnico e materiale le abbiamo chieste a Don Gianni, e quando Don Gianni non riusciva, anche con il sindaco ci siamo fatti già delle telefonate, le opere provvisionali, non ci sono stati problemi nel trovarle, il trabattello per intenderci, per arrivare a restaurare, ne abbiamo preso due addirittura, perché poi siamo arrivati. Ecco, sottolineiamo che uno è il nostro, così poi lo possiamo riutilizzare. Ecco, la magnanimità. Quindi capite come dietro a quello... Incomodato per tempo. 99 anni. Vedete come si creano poi questi rapporti di collaborazione, perché come diceva prima il sindaco, come diceva Cecilia Perri, quello che noi stiamo restituendo, lo stiamo restituendo all'intera cittadinanza di Torano, a prescindere dalle istanze, da chi è partita l'idea, da chi l'ha portata avanti, da chi è stato vicino a questo progetto. Il progetto è stato veramente d'esempio, io lo porto d'esempio quando andiamo in giro nelle altre comunità diocesane, su quella che è una collaborazione il cui fine ultimo è quello di restituire, di preservare, di tutelare un bene, che è un bene culturale, che è un bene cultuale, perché noi non dobbiamo dimenticare che nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, oggi andiamo a vedere l'affresco, andiamo ad osservare, ad ammirare l'affresco restaurato, ma prima di tutto noi, per chi è cattolico, è un luogo di culto, noi andiamo per pregare, quindi è veramente un luogo di culto, noi andiamo per pregare. Ci siamo messi a disposizione, ci siamo messi al lavoro, solo chi non fa non viene criticato, chi fa viene criticato e a volte sbaglia pure, però cerchiamo di non sbagliare. E vi ringrazio, sono io che ringrazio voi comunità per questa opportunità, per questa esperienza e per averci dato la possibilità di metterci anche alla prova in qualche modo, perché questo è stato anche un banco di prova e soprattutto abbiamo con Don Gianni siamo riusciti a superare questo grosso scoglio che avevamo, che invece siamo riusciti a... Adesso facciamo grandi cose, faremo grandi cose, quindi preparatevi perché sarà una fucina. Torano sarà una... dipende dall'alto, certo, ma dipende anche dalla buona volontà di chi c'è, di chi è qui. E quindi Torano diventerà, cioè ci auguriamo che diventi veramente una fucina di esperienze laboratoriali, di esperienze di, appunto, di interazione e di lavoro di team, di lavoro che sia per il territorio e con il territorio. Grazie.